Salve popolo di YouTube, sempre Sushion, sempre NeoGeo82 e sempre una recensione di packaging o scatole o come volete chiamarle. Allora, ho iniziato a guardare tutte le scatole dei vari Sonic. Nel primo video ho guardato le scatole dei tre Sonic di tre generazioni diverse, ovvero Sonic il primo per Mega Drive, Sonic Adventure per Dreamcast e Sonic Generation per 360. Poi ho fatto una recensione o comunque un confronto fra le copertine dei tre Sonic 16 bit 1, 2 e 3 su Mega Drive, e adesso è il turno di Sonic & Knuckles. Io non ho integrato Sonic & Knuckles nella recensione prima perché, come vedete, no, comunque qualche occhio allenato di voi avrà intuito, questa è una versione americana e non europea, mentre io di Sonic ho tutte cartucce europee. Quindi pensavo stonasse un po' troppo fare la recensione di un gioco, comunque la versione di un gioco americano con altri europei, quindi allora facciamo separato. Beh, iniziamo a parlare di Sonic & Knuckles. Voi sapete benissimo cos'è Sonic & Knuckles. Sonic & Knuckles è il seguito di Sonic 3, anzi, per la precisione, è una sorta di espansione. Dopo parleremo, per chi non sapesse, dopo faremo vedere un po' come funziona la cosa. In ogni caso, è un titolo che esce dopo Sonic 3. Sonic 3, che abbiamo qui ancora la fantastica copertina dell'altra volta, come vi ricordate? Allora, parliamo della scatola adesso. Qui Sega non si sa bene perché ha optato non più per la classica plastica, bella solida, che dal Master System accompagnava i giochi delle sue console, ma con una scatola di cartone molto leggero. Come sapete, come molti di voi sapranno, collezionisti, soprattutto possessori di giochi Nintendo, soprattutto le scatole di cartone dei videogiochi sono molto difficili da mantenere nel tempo e quindi si rovinano molto facilmente. Io questo gioco non l'ho da quando ero piccolo, l'ho comprato successivamente, quindi mi è arrivata questa confezione un po' disastrata. Quindi chiedo scusa se non è perfetta, però come sapete le confezioni di cartone si rovinano e quindi è già un punto a suo sfavore, è che è fatto di cartone e quindi facilmente usurabile. Poi abbiamo, beh, insomma, questo meccanismo, magari, ecco, lo facciamo vedere dopo, anzi no, lo facciamo vedere subito. Praticamente, come vedete, non c'è un coperchio, niente, perché la copertina, che rimane così, e qui abbiamo questa confezione, questo momento è distrutta, però che tiene il nostro gioco incastrato in mezzo al cartone dietro il manuale. Cartuccia, bella sta cartuccia, no? È molto particolare, dopo ne parleremo meglio. Adesso occupiamoci dell'artwork della copertina. Torniamo, anzi, guarda, facciamo direttamente così. Sonic Knuckles. Beh, devo dire che questa copertina è molto essenziale, molto, insomma, cioè, è comunque bella, cioè, ma invece di optare per queste cose strane, no? Di Sonic che fa strani numeri con le mani e fa strani versi e fa strane, si mette in strane posizioni, abbiamo un logo, una sorta di logo, dove vediamo Sonic in nero con sfondo blu che si unisce alla faccione di Knuckles, stavolta fatto bene. Rosso, quindi abbiamo questa sorta di contrapposizione rosso e blu in questo cerchio ovale. È molto bello anche perché si vedono solo gli occhi, no? Le silhouette delle teste e gli occhi. Quindi questa cosa, Sonic & Knuckles, che all'epoca ancora non si capiva bene se Sonic fosse un nemico di adesso, scusate, se Knuckles fosse un nemico di Sonic o un alleato, quindi questo è un po' una, non posso dire, cioè, questa copertina non spiega molto del gioco e quindi alimenta un po' quell'alone di mistero, no, che c'era all'epoca. Sfondo completamente nero e appunto questa essenzialità che non è male, secondo me, cioè dà un certo stile, no, al tutto. Anche se poi questo logo non è mai più stato riutilizzato da nessuna parte, giusto solo per questa copertina qui. Qui sotto abbiamo la grande novità, New Lock-On, che è la tecnologia con cui è fatta la cartuccia, che dopo andremo a vedere. E poi altra cosa, beh, il titolo Sonic & Knuckles giallo, uno blu, l'altro rosso, niente da dire, molto bello.
L'altra cosa, sto rosso imperante. Allora, come vi ho detto l'altra volta, a un certo punto i giochi in Mega Drive hanno iniziato ad avere questa frame blu, almeno scusate, le versioni europee dei giochi in Mega Drive hanno iniziato ad avere questo frame blu stranissimo. Gli americani uguale identico, solo che invece di essere blu era rosso e avevano la scritta Genesis invece di Mega Drive, perché come sapete tutti il Mega Drive in America si chiamava Genesis. Comunque la sto tirando molto per le lunghe, quindi vi dirò, qui c'è questo rosso imperante, praticamente nella versione PAL di questo gioco la scatola è praticamente uguale, sempre fatta di cartone, sempre fatta così con lo stesso logo, ma l'unica differenza era appunto il colore di tutta la scatola, che era blu. Il retro è un retro abbastanza normale. Abbiamo dietro Sonic Knuckles, uno di fianco all'altro, le varie scritte in inglese, e poi le figure della cartuccia, anzi delle cartucce, che spiegano praticamente il funzionamento di questo gioco. Due screenshot del gioco e poi due screenshot dei giochi, o comunque di quello che avrete se applicate questa tecnologia lock-on. E qui si vede bene anche come fare, quindi c'è una sorta di manuale di istruzioni qua dietro con Sonic 3 e Sonic 2. Adesso vi spiego subito cosa significa. Allora, come avete notato, come avete intuito, Sonic & Knuckles ha questa cartuccia strana con questo coperchietto. Prendo questo coperchietto, non so se si vede, vedete, c'è il vano per inserire un'altra cartuccia. Allora, praticamente voi quando compravate questo gioco prendevate Sonic & Knuckles, potevate giocare a Sonic & Knuckles, che è un gioco a sé stante, che in un certo senso continua quello che c'era iniettato in Sonic 3, però se volete potete prendere la cartuccia di Sonic 3, agganciarla qua, e tadan, avete questo fantastico gioco, cioè Sonic 3, Sonic & Knuckles 3. E praticamente qui, adesso magari un giorno farò una recensione e vi parlerò meglio di questo gioco, comunque unendo praticamente le due cartucce ottenevate un gioco nuovo, insomma, praticamente un gioco che era sia Sonic 3 sia Sonic & Knuckles, cioè praticamente aggiungevate Sonic 3 a tutti i livelli di Sonic & Knuckles. Stessa cosa potevate fare anche con il 2, con Sonic 2, incastrando Sonic 2 dentro questo pin, non avevate Sonic 2 e Knuckles, ma sì, potete utilizzare Knuckles in Sonic 2, quindi praticamente Sonic 2 si trasformava in Knuckles 2, chiamiamolo così. E non c'è altro molto da dire, adesso magari un giorno farò una recensione di Sonic & Knuckles, però intanto vi dico la copertina è bocciata dal punto di vista dei materiali, perché il cartone davvero è deleterio. Secondo me i giochi non dovrebbero mai essere in copertina di cartone, a meno che non siano quelle dei vecchi giochi PC, cioè belle resistenti e belle spesse resistenti, perché col cartonincino così piccolino si rovinano facilmente. Però dal punto di vista del prettamente artistico, comunque, della copertina, è comunque una copertina essenziale, sì, non molto ricca, un po' anonima, già non anonima no, un po' misteriosa, però in effetti è, secondo me, efficace, anche perché Sonic Knuckles non doveva dimostrare niente, cioè era una sorta di espansione di Sonic 3, quindi non aveva bisogno di essere di invogliare all'acquisto, era comunque una continuazione, e non, evidentemente non volevano spiegare più di tanto mettendo una copertina che spiegasse troppo, appunto. Va bene, per adesso niente, ci vediamo per il prossimo video. Arrivederci.